La ginestra o il fiore del deserto è un poema di 317 versi endecasillabi sciolti e settenari, suddiviso in 7 strofe. Fu composto da Leopardi nella primavera del 1836, durante il soggiorno napoletano a Torre del Greco, ospite della magnifica villa dei Conti Ferrigni. Viviamo in un posto magico, questa villa così spoglia, così semplice, così rigorosa, racconta tantissimo ed è capace di emozionare studiosi che spesso quando vengono qui si commuovono fino alle lacrime. Leopardi arriva in questa villa dei Conti Ferrigni, costruita alla fine del 600 e poi appunto passata dai Simioli ai Ferrigni. Ecco, questa villa ha ospitato Leopardi già malato in compagnia dell'amico Antonio Ranieri, cognato di Giuseppe Ferrigni. Questa vicinanza al Vesuvio, queste camere bianche che parlano, creano davvero una forte emozione. La ginestra rappresenta il testamento spirituale, la summa del pensiero filosofico e poetico di Giacomo Leopardi. Esso contiene infatti l'estremo messaggio della riflessione leopardiana sulla natura e sulla condizione umana. Io credo che Napoli abbia rappresentato soprattutto una percezione del mondo diversa a contatto con i radicali della vita. Innanzitutto il Vesuvio, questa montagna piena di fuoco distruttore che per Leopardi incarnava proprio la natura, quindi la natura nella sua capacità di creare ma anche di distruggere.